Cari amici, cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni, Roberto Calasso, Adelphi Web. Cari amici, oggi è martedì 8 ottobre 2013 e io qua sono a pagina 38 dell'odierno Corriere della Sera, Cultura. E dove c'è un pregiato articolo di Ranieri Polesi, è una mia vecchia conoscenza Ranieri Polesi. Cercherò di mettervi il link del mio video dedicato a Ranieri Polesi, cercherò di metterlo nel riassunto di questo video. Ranieri Polesi è un ottimo salottiero. È la firma, una delle firme culturali di prestigio del Corriere della Sera e ovviamente chi ha intervistato ovviamente ha intervistato Roberto Calasso che è il direttore, l'editore più prestigioso in Italia. Tutti vorrebbero pubblicare per Roberto Calasso, per la Adelphi. È la verità, questi cari amici, solo che il tempo passa ed è arrivato il tempo del web, così come dalla scrittura, no? Dai copisti siamo passati alla stampa, no? Alla stampa, così ora dalla stampa siamo passati al web. E questo qua è il signor Roberto Calasso. Roberto Calasso si crede di essere un dio in terra, un dio in terra, un dio in terra, e infatti il suo pensiero è tutto proiettato nell'antica Grecia, capito? E pubblica anche gli scrittori più raffinati che siano possibilmente della Mitteleuropa. Il fatto è che Roberto Calasso ha scritto una bella cosa, ha dichiarato, Roberto Calasso ha dichiarato a Ranieri Polesi, una mia vecchia amicizia, gli ho dedicato un video a Ranieri Polesi, mannaggia, lo vado a cercare tra i miei 4.000 video. Che cosa ha dichiarato Roberto Calasso? Vedete cosa ha dichiarato? Leggete. Al contrario della rete che rifiuta ogni mediazione, noi diamo una forma alle cose. Vedete? Lo vedete, cari amici? Leggete con i vostri stessi occhi. Vedete? Ah sì? Ma lei lo sa, caro editore Roberto Calasso, che fra pochi giorni, il 12 ottobre, il 12 ottobre, il 12 ottobre, capito? Il 12 ottobre, fra 4 giorni. Esce un mio ebook interattivo e multimediale, cioè con testo scritto e con i video, che sarà acquistabile sulle grandi piattaforme digitali e i giovani lo potranno comprare e lo potranno leggere sui loro smartphone. Lei lo sa cosa vuol dire, vero? Smartphone. Vero editore Roberto Calasso? Lo sa che il 12 ottobre esce il mio ebook interattivo e multimediale intitolato Dal matriarcato al patriarcato e sarà pubblicato dalla grande casa editrice Centro Leonardo, che pubblica ebook per le scuole e per le università. Quando è che lei pubblicherà un ebook, signor editore Roberto Calasso? E lo sa che presto una mia opera, presto, sì, la mia opera intitolata La stirpe del serpente verrà tradotta in lingua inglese e venduta in tutto il mondo su Amazon. Roberto Calasso che non è stato capace di adeguarsi ai tempi. Dove sta la sua bella frase? Dove sta la sua bella frase? Dove sei, frasina? Eccola qua la frasina. Leggete voi cosa scrive Roberto Calasso. Eccolo qua. Al contrario della rete che rifiuta ogni mediazione, noi diamo una forma alle cose. Sì. Ma le giovani generazioni non ci vengono più nelle librerie, vanno
vanno direttamente sul web 2.0 e i libri li leggono negli ebook che volano nell'universo infinito ed eterno. Ok, grazie a tutti voi cari amici e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.